Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo, signori. Allora, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941. E soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei video che usciranno ogni giorno e sulle live che faremo sia su questa sia su questa piattaforma che su Twitch, dove vi ricordo di seguirmi anche lì, così appunto potete partecipare anche alle live se ne avrete voglia. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Ok signori, allora io rispetto al video di ieri non sono andato avanti, infatti ancora devo fare il rinnovo, devo fare un casicchio di cose. Siamo fermi allo stesso giorno dell'altro giorno, abbiamo ancora un paio di giorni che ci separano alla prima di campionato. Che bellissima vedere quelle tre sconfitte consecutive, una cosa bellissima. Perché? Perché nei commenti mi avete detto, mi avete fatto notare due cose importanti. Una, che abbiamo ancora un giocatore in prestito, ovvero tale Phillips, se non ricordo male, aspettate che mi sono segnato, tale Phillips, che è in prestito. Phillips in prestito a More Gambe. Ah, ci avete perfettamente ragione signori, è un centrocampista, lo rimandiamo a termina prestito. Perfetto, avete fatto bene a farmelo notare perché io non me ne ero completamente accorto, signori. Poi abbiamo tanti giocatori che sono in scadenza. Perfetto, noi abbiamo Wilding e Diagura che sono i due centrocampisti centrali, e poi Yosongo e Kanon che sono due CDC. Quindi dobbiamo fare una cosa, vediamo se possiamo fare il cambio di ruolo, signori, in modo tale che sia Kanon che Yosongo, che per quest'anno ci terremo, li facciamo diventare direttamente vediamo come si fa. Piano di crescita, schemi, gestione della squadra, cambia, piano di crescita. Non abbiamo ancora affrontato il piano di crescita, ma sinceramente non voglio metterci mano. Lascerò tutti quanti in equilibrato, così cresceranno tutti in maniera simile. Vorrei fare un cambio di ruolo, lo voglio fare diventare un centrocampista centrale. 61 settimane, va bene. Sì, devi diventare un centrocampista centrale, zio. Sia tu che il tuo compare Yosongo. Così sapete giocare al centrocampo. Prima di crescere sapete giocare al centrocampo, non ci rompete le scatole e così diventate dei bravi giocatori. Terzino, centrocampista, 222 settimane, porca miseria, zio. Devi passare da centrocampista difensivo a centrocampista centrale. 222 settimane sono tantissime. Vabbè. Chi pian comincia a metà dell'opera, inizia a non rompere le scatole. Poi Price, direi che lo possiamo mandare in prestito. Cosa che manda in prestito? Perfetto, Price lo mandiamo in prestito. Un 52 bruttissimo. E in attacco abbiamo i nostri 4 attaccanti, che sono attaccanti. In difesa invece l'abbiamo messi bene. No, ci manca un esterno sinistro e un TD. Un esterno sinistro e un TD di sostituzione. Qui siamo messi bene. Noi chi è? Ah, Vasela abbiamo preso dalla primavera. Va bene. Altro discorso della primavera. Noi speriamo che adesso imparino a capire che devono cambiare il ruolo. Chi è che mi manda le mail? Presto giocatore scaduto. Perfetto. Williams e Phillips ce lo siamo liberato. Altra cosa mi ha fatto notare nei commenti, signori, che noi abbiamo un giocatore che ha un valore di 65. Ed è esterno destro, lui Jardim, ma avete detto che è molto forte. È l'unico con totale da 65, gli altri, perché mi avete segnalato lui, gli altri non ce l'hanno, gli altri sono tutti sul 40. Ma avete detto che lui è molto forte, è promettente, e noi ce lo portiamo a casa, signori. Promuoviamo in prima squadra, così siamo tutti contenti. Però adesso abbiamo degli esterni di troppo, perché se non sbaglio abbiamo Prince, che è un esterno sinistro di 31 anni. Ok, su destra abbiamo Sullivan, Gomez e Jardin. Non c'ho che fare. Perfetto. Gomez è un 59. Gomez te ne va in prestito. Gomez mio. Anzi, te ne va direttamente. Gomez. Aggiungiamo alla lista di trasferimento Gomez con 59, è inguardabile. Sullivan è un 26, un 64. E Jardin, appena arrivato, 17. 65, questo è già una, avete ragione, è veramente una bestia. Perfetto signori, detto questo, che cosa bel lavoro per il nostro programma.
è riuscito a raggiungere l'obiettivo e c'è una prevista che ingaggia un futuro campione. Va bene, sì, facciamo gli obiettivi senza nemmeno rendercene conto. Va bene, signori, allora facciamo così. Io mi faccio come si chiamano? I rinnovi che li dobbiamo fare prima che tutta la squadra ci rimaniamo senza squadra praticamente. Mi faccio tutti i rinnovi, mi faccio me ne vado avanti fino alla prima di campionato e ci vediamo quando stiamo per scendere in campo, signori. Così facciamo l'esordio in League 2 contro il Leyton, se non sbaglio, sì. Ok, signori, ci siamo. Io sono andato avanti con il calendario. Ho fatto tutti i vari allenamenti. Alcuni li ho fatti bene, alcuni li ho fatti da ciofeche. Infatti, in alcuni abbiamo risultati C e anche D, signori. Ma c'era da uscire pazzi. Siamo arrivati al 30 di luglio e il 1 agosto abbiamo la prima partita contro il Leyton. Ora avanziamo in questi ultimi giorni. Tra l'altro, Immobile è passato al Bayern di Monaco. Ottimo, ottimo. Tra l'altro, dovrebbero arrivare i nostri osservatori che dovrebbero averci portato qualcosa. Che è successo? Ah no, ok, facciamo la conferenza stampa, signori. Del nostro Papo Maullo con il suo bellissimo, con la sua bellissima coppola. Vediamo quali sono le domande che ci faranno. L'uscita per prenotare la scalata del torneo, che impatto avrà nei risultati del precampionato? Dobbiamo imparare dai nostri errori, dai. E vabbè, la squadra sta giù, ma che ci potevamo fare? Abbiamo fatto tre partite, tre sconfitte, dico, ci sarà un motivo. Dobbiamo un attimino credere la squadra sia in grado di lottare per evitare un piazzamento alla zona bassa della classifica. La squadra c'è da evitare, questa è una squadra forte, dobbiamo fare questa è una squadra forte. È fondamentale la costanza, dai. Effettivamente sì. Signori, ovviamente come prima stagione noi non punteremo subito alla promozione perché effettivamente abbiamo recuperato una squadra di pipponi per essere educati nel termine, quindi se noi già quest'anno riuscissimo a salvarci senza... È vero che Peggio non vuole prolungare il contratto alla squadra, ma veramente l'ha rinnovato. È ancora il nostro giocatore. L'ha rinnovato, dico. L'unico che non ha rinnovato è stato Diagugurarà che voleva solamente l'aumento di stipendio senza aumentare gli anni del contratto, quindi l'ho mandato a cacare e ci vedremo. Thank you too. See you later, see you later. Che voleva solamente più soldi e non prolungare il contratto, quindi l'ho mandato a cacare. E questo è stato il risultato. Altra notizia, abbiamo venduto Mendez, signori. Abbiamo venduto Mendez e sono arrivati i nostri due osservatori. Vediamo che ci hanno portato. Manco ricordo dove li ho mandati. Allora, uno in Irlanda. Potenziale 64-68. Puoi andare. Donald Feeney 66-88, te ne puoi andare. McCanney 67-91, 180, te ne puoi andare. James Hannah Montana abbiamo trovato, signori, e te ne puoi andare. Starclay, te ne puoi andare anche tu, è stato un piacere. McDonagh 62-84, te ne puoi andare anche tu. Niente, dall'Irlanda col furore, niente di interessante. Vediamo un altro che ci ha portato dall'Inghilterra, 81-94. Questo è interessante, signori. Questo ce lo teniamo lo osserviamo meglio per capire che ruolo fa. Un portiere 64-88 oppure 67-93. Questa non è male. Ce le teniamo tutte e tre, signori, perché effettivamente un portiere un poco meglio di quello che abbiamo ci servirebbe. Vediamo come vengono osservati meglio questi giovani. Questi giovani, signori. Andiamo, la formazione penso che vada bene questa. Sono i migliori che ci possiamo permettere. Sì, penso che siano i migliori che abbiamo in campo. Quindi, i migliori abbiamo in campo. In panchina abbiamo Vasella, Prince e Jardim. Jardim, scusatemi, Jardim me lo porto titolare al posto di Prince. Con tutto il bene per Pringles, ma me lo porto a posto di... c'ho troppi attaccanti. Fuori Slow, che fa schifo, e torna in campo Pringles. Pringles va bene, sì. Ok, va bene signori, questi sono i migliori con cui possiamo giocare. Incrociamo tutto l'incrociabile perché è il nostro primo esordio dei gamberetti League 2 in questa nuova competizione, in questa nuova serie. Signori, facciamo simulazione veloce contro il Leyton, signori. Attenzione, 3, 2, 1, via. Come finirà, come finirà, come finirà, come finirà? 2-0 amore gambe, signori! Subito così, gol di Lane Smith e O'Sullivan. Bella così, è uscito McCulley. No, Stockton ed Agura per Pringles e McCulley Dan. Buona così, signori. Vediamo un attimino solo le valutazioni.
Le valutazioni. Abbiamo vinto? Sì, noi abbiamo vinto. 6, Le Smith 8,5, Jardim 8,5, 8,7, 8,2 Wilding, 9 Sullivan, 8 Andrew, 8 Percival, 8 Melon e 8,2 Halsted. Bella signori, ottimo esordio. Partiamo col piede giusto, signori. Partiamo col piede giusto. Va bene, signori. Allora, detto questo, io mi fermo qui per questo primo video. Dove non abbiamo fatto grandi di che, però abbiamo esordito in campionato. Io sono andato avanti con gli allenamenti. Vediamo se riusciamo a fare anche questi allenamenti. Offerta per il trasferimento per O'Sullivan. No, no, O'Sullivan per quest'anno almeno non si tocca. Anche se ha 26 anni, è ancora giovane, è fattibile. Vediamo se questi allenamenti già li abbiamo fatti. O devo andarmene a giocare qualcuno. No, li abbiamo fatti. Quindi possiamo simulare e andiamo avanti. Basella si sta allenando. Va bene. L'importante è che si allenano anche i giovani che abbiamo preso. Andiamo avanti col calendario, signori. Arriviamo alla prossima giornata, che è contro il Colchester, se non sbaglio. Offerta per il trasferimento per Jardin, per il nostro giardino nuovo. No, 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 il nostro giardino non si muove. Il nostro giardino non si muove. È appena arrivato e rimanendo sta. Grande giardino. Il nostro giardinetto. Vediamo se questi allenamenti li abbiamo fatti. Sì, li abbiamo fatti pure questi. Perfetto, simuliamo tutto, andiamo avanti. Dovrei ripetere quelli dove ho preso dei voti di schifosi, signori, ma non c'ho per nulla voglia. Quindi intanto andiamo avanti così. Arriviamo alla prossima partita contro il Colchester, dopodiché ci fermiamo e ci diamo appuntamento a domani e al prossimo video, signori. Contro il Colchester. Va bene, signori, io detto questo vi ringrazio per aver guardato questo. L'Inter si è comprato Marquinhos. Ma magari se fosse nella realtà un acquisto del genere. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E che dirvi? Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!